Ciao a tutti, sono Nancy, sono una violinista e vi accompagnerò nel meraviglioso mondo della musica. Vivo immersa nelle note da quando avevo 5 anni e da oggi ho deciso di condividere con voi questa passione. La musica è un grande patrimonio del nostro paese, eppure per molti rimane ancora oggi un'illustre sconosciuta. Tra archi, legni e ottoni sveleremo i segreti dei maestri, dei loro piccoli allievi e dei grandi compositori. Sonate, sinfonie e quartetti non appartengono più soltanto al passato, ma sono oggi più vivi che mai. E allora partiamo insieme per questo viaggio alla scoperta della musica classica. Ogni giorno conosceremo da vicino uno strumento musicale e capiremo in che modo il suo suono dà voce alla grande orchestra. Oggi parliamo della tromba, che è uno strumento della famiglia degli ottoni, come per esempio anche il trombone. Lo troviamo nella nostra grafica dell'orchestra sinfonica, proprio di fronte al direttore d'orchestra e soprattutto alle spalle dei legni. Questo per un motivo tecnico molto preciso. Siccome le trombe, come tutti gli ottoni, hanno una massa sonora molto grande, molto ampia, molto voluminosa, è necessario che stiano il più possibile lontani sia dal pubblico che dal direttore d'orchestra. Allora, guardiamo da vicino come è fatta una tromba. Intanto, a colpo d'occhio, il materiale più evidente è l'ottone, placcato poi in argento come in questo caso e nel caso del trombino, oppure in oro come nel caso del flicorno. Del flicorno oggi non ci occupiamo, anche se sappiamo che è uno strumento sempre legato alla famiglia della tromba, ma con un timbro molto più scuro. Poi ve lo faremo sentire in un'altra volta. Guardiamo da vicino anche le parti della tromba. Questa è una tromba in si bemolle, ricordiamolo, che ha una campana, i pistoni, eccoli qui, sono stati introdotti a partire dal 1800 per dare una tecnica più evoluta e per ampliare la possibilità di note, soprattutto di scale cromatiche, quindi di suoni distanti fra loro a semitoni. Poi abbiamo l'imboccatura, la pompa di intonazione e varie coulisses. Abbiamo anche qui delle sordine che in realtà servono per modificare il timbro sonoro, per cui molti compositori e in moltissimi brani in cui si utilizza la tromba, le sordine servono appunto per modificare il suono che ascoltiamo. In realtà ogni civiltà ha avuto la sua tromba, ricordiamo le trombe egizie, le trombe tibetane, le trombe dell'antica Grecia, le trombe dei romani. Era uno strumento inizialmente molto semplice e per la cui costruzione venivano utilizzati i materiali più disparati. Oggi è uno strumento quasi interamente in ottone, ma parliamone da vicino e meglio con il nostro ospite di oggi. Il nostro maestro di oggi, trombettista, si chiama Sergio Vitale. Maestro, ben arrivato. Grazie di avermi invitato. Grazie a lei. Come mai proprio la tromba? Ho iniziato perché avevo un nonno in famiglia che suonava il trombone in banda e praticamente ad ogni nipote ha impartito uno strumento. A me è capitato la tromba. Il trombone in banda, perché ricordiamolo che in realtà in Italia, soprattutto al sud Italia, una grande realtà è quella delle bande musicali, quindi di gruppi di strumentisti, soprattutto di ottoni, poi anche di legni, che girano per, certo, i paesi durante le feste e si esercitano imparando a suonare gli strumenti e poi a... Soprattutto ottoni e ance. Ottoni e ance, sì. Che poi racconteremo più in là cosa sono anche queste ance. Quindi ha iniziato a suonare proprio da bambino. Ho iniziato da bambino, poi ho approfondito nella crescita, dopo le medie ho voluto fare il conservatorio perché era una passione che stava crescendo e ho portato avanti questo talento. Questo talento, sì.
Alla fine poi io sono approdato a Roma, dopo il conservatorio, dopo qualche anno, per capire che sbocchi avesse la tromba come Che è strumento. molto versatile come Sì, strumento. ero partito facendo musica classica, poi ho Sì. cambiato indirizzo, mi sono spostato sulla leggera, jazz, swing. Quindi è uno strumento utilizzatissimo in Sì. tanti generi In tanti generi musicali, tipico del musicali, jazz, sì, anche fondamentale nella musica la classica, classica, sì. nella musica leggera anche, lo troviamo molto spesso. Qual è la difficoltà di questo strumento, se dovessimo inquadrarla in un aspetto rispetto Sicuramente all'altro? d'approccio, perché comprendere lo strumento a fondo, Quindi l'approccio nel senso di emissione di sonora? emissione, creare il suono, lo studio, tanti provetti trombettisti mollano, Addirittura. Il sì, dopo pochi mesi perché non riescono ad ottenere il suono suono se desiderato? desiderato con la tecnica che serve poi per cantare, per Quanto tempo suonare. si prevede per imparare questa tecnica, se si impara, cioè per quanto riguarda l'emissione sonora? È lungo il periodo di formazione. Diciamo che è individuale, dipende dalla persona, Talento. dal talento personale, diciamo per iniziare a tirare fuori qualcosina, intorno ai 2 anni, 3 anni, e poi ci vogliono anni per Come migliorarsi, sempre, sì, come per tutti gli per un strumenti po' tutti gli musicali. strumenti, sì. Nel caso della tromba, per esempio, l'iter classico era quello dei 6 anni di conservatorio, ma Quello dei 6 anni. ricordiamolo che uno strumento musicale poi va studiato per tutta la vita e ovviamente lo studio va mantenuto Sì, perché si quotidianamente. inizia con l'indirizzo classico e poi ci sono altre diramazioni che possono essere mille generi, dal rhythm and blues, funky, soul, jazz, classica, qualsiasi cosa, Sì. barocco, ognuno si specifica, Nel caso ecco. di un bambino molto piccolo, ci sono dei requisiti fisici adatti a questo strumento, necessari a questo strumento? O no? Ma O chiunque può suonare? no, in linea di massima, se stanno di salute, no, non ci sono limiti. Quindi una certa conformazione Una conformazione fisica fisica, non è no, necessaria. non c'è bisogno per forza di un corpo forte, vedi, anche ci sono illustri strumentisti magrolini. Facciamo qualche nome di trombettisti famosi in tutto il mondo. Beh, c'è Arturo Sandoval, Wynton Marsalis, che Marsalis, sicuramente. spaziano dalla classica al jazz. Il suo preferito, se dovessi indicarmene uno? È Wynton Marsalis. Quello a cui un po' lei si ispira? Sì. Mi piace la sua timbrica, il suo modo di suonare, la sua tecnica, la sua espressione. Bene, io direi a questo punto di far sentire il suono della tromba. Cosa ha Certo. preparato per oggi, maestro? Ha preparato Eternamente, un brano scritto da Charlie Chaplin, un comico, però con un tema fantastico. Bene, ascoltiamolo. Raccontiamo, questa è una tromba in si bemolle. Sì, questa è praticamente la tromba regina, da dove partono poi, Regina, cioè quella che si studia sì, principalmente anche in principalmente, conservatorio. conservatorio, da dove partono poi
altri tipi di trombe, sia verso l'acuto che verso il grave. Perché la famiglia delle trombe è molto estesa, sì. In realtà in base alla estensione sonora abbiamo una famiglia legata agli strumenti più acuti, quindi alle trombe che vanno verso trombe, i suoni più alti, fino ad arrivare ai suoni più gravi. Sì. E poi raggiungendo il massimo raggiunge l'ottava superiore col trombino, che è un'ottava precisa. Che se non sbaglio è questo. Eh sì, è quello. Che è uno strumento leggermente diverso dalla tromba, come fattura. Sì. Più difficile da suonare? Sì, è uno strumento molto acuto, non privo di armonici, ma ne ha pochissimi. Con meno armonici. È molto difficile da intonare, sì. Per la mancanza di armonici. Legato ad un'epoca storica in particolare? Sì, questo era usato nel periodo barocco, soprattutto da Bach, Handel. Vari l'hanno usato per il suo suono acuto. Lo vogliamo ascoltare? Certo. Vediamo com'è. Grazie maestro, che cos'era questo brano? Il brano si chiama Trumpet Tune, era un brano dell'epoca barocca. Tipico per questo strumento? Sì, tipico per questo strumento, composto nella seconda metà del 1600 da Henry Purcell. Bene, grazie. Grazie. In bocca al lupo per la sua carriera. Grazie. E arrivederci. Dizionario musicale. Il nostro vocabolo di oggi è la sinfonia, un genere musicale utilizzatissimo da tanti compositori, per esempio Haydn, Mozart e Beethoven, tra quelli più classici, che ripercorre lo schema della sonata, quindi quattro movimenti, un allegro, un tempo lento, un minuetto, uno scherzo e un tempo rapido. La sinfonia è suonata e quindi pensata per orchestra. Oggi abbiamo parlato della sinfonia, quindi quando andiamo a sentire al concerto una sinfonia, ricordiamoci di non applaudire tra un tempo e un altro, ma soltanto prima dell'inizio e al termine del quarto movimento della sinfonia.